sono partite sotto le armi il giorno 12 di maggio del 39. I tedeschi ci hanno obbligato o con noi o contro di noi. Io ho fatto il prigioniero, ho preferito di essere prigioniero, non andare con loro. Quando sono venuto in Italia, miseria, la miseria, c'è tanta miseria. Giuseppe Cimini è nato a Gissi 100 anni fa, il 5 aprile 1919. Nella sua lunga vita ha conosciuto la guerra, arruolato nella Regia Aeronautica con cui ha partecipato al secondo conflitto mondiale, la prigionia e poi l'emigrazione, con il pesante lavoro nelle miniere in Belgio e poi 18 anni in Svizzera. La sua è una testimonianza di vita, fatta di sacrifici e amore per la sua famiglia. Sono partite sotto le armi il giorno 12 di maggio del 39 e sono andata alla Regia Aeronautica. Si stava molto bene. Ho fatto 14 mesi prima che è venuta la guerra, poi dopo è venuta la guerra, si è mandata alla Sicilia con tutto lo stormo, 30 aerei da combattimento. L'ufficiale, sottufficiale, aviere, che ero pure io. È incominciato il 12 maggio del 40 il primo bombardamento a Malta, Poi dopo conoscevo un ufficiale, un pilota, un giovanotto, bravo, si è sposata, mi voleva tanto bene e mi ha voluto con lui, attendente con lui, 4 anni, tenente pilota, Guido Castagnolo si chiamava, all'albergo che dormiva e mangiava lui. Gli è venuta la sposa e si è sposata e mi ha detto: Cimino, Cimino, devi venire con me. Brava, mi voleva tanto bene e mi faceva dormire a casa sua. Poi dopo, dalla Sicilia, lo stormo è stato distrutto dai bombardamenti che avete fatto. Abbiamo avuto il cambio, siamo andati a Forlì di nuovo, che lo stormo a Forlì è nato, ha riformato lo stormo. E dopodiché, 16 mesi a Forlì, siamo andati all'isola di Rhodes, Rhodes di Egeo. Il giorno 20 di gennaio del 43, questo pilota, Guido Castagnolo, tenente, è andato a fare il bombardamento a Cipro, non è tornato, ha finito lui. E per me è finito il bello. Dopo, l'8 settembre, fu l'armistizio, l'Italia si è ricordata. A noi altri, tutti, siamo rimasti sbandati, senza comando. I tedeschi ci hanno obbligato, o con noi o contro di noi. Io ho fatto il prigioniero, ho preferito di essere prigioniero, non andare con loro, perché c'era la paura che loro ci mandavano al fronte, alla Russia. Ho fatto il prigioniero e ci ha portato al campo di concentramento in Germania. Quella città si chiamava Sagan, un campo di concentramento che eravamo 20.000 prigionieri di tutte le razze del mondo. Lì è stato il brutto,
dopo 4-5 giorni che eravamo lì, tutte le partite, mi perché eravamo assieme, tutte le partite, italiane, americane, francese, tutte. E passava vicino al reparto nostro, i russi stessi le portavano con la coperta e si lamentava. Noi altri che eravamo nuovi arrivati, non sapevamo. Abbiamo domandato a quelli che erano da tempo là, a dove lo porta questo? Li porta all'infermeria, li porta all'infermeria, all'ospedale, detto. Li porta lo seppellivi vivi, i russi. Fu 20 milioni di russi fu ammazzato allora. In tutto erano 40 milioni di morti, è stato. Tutti quanti. Poi dopodiché è venuto, insomma, siamo stati prigionieri, una volta da una parte ci spostavamo, siamo andati alla Polonia, alle confine russe e ci portava a lavorare in Russia con i camion e lì facciamo le buche per mettere le bombe, per mettere la benzina e il freddo che faceva. E lì ha finito. Dopodiché è finita la guerra, il signore francese, al posto di liberarci, ci ha rifatto di nuovo prigionieri, ci hanno portato in Francia. Ho fatto ancora 6 mesi prigionieri in Francia. C'era un campo di rimpatria formato dagli americani. L'America è l'America, l'America è l'America. A un campo di rimpatri, a Marsiglia si chiamava la città in Francia. Quando siamo andati là, benedì Dio, il lettino con lenzuoli bianchi, il tavolino a mangiare e il più i pezzi di cioccolato buttati per terra. Era un paradiso. Era contento, tutti eravamo contenti. C'era il cinema, sala da balla, cameriere, ricordo Restino che ce le faceva il letto, ci preparava a mangiare. L'America è l'America. Dopo 16 giorni fu chiamata, quello chiamava regione per regione. E mi ha chiamato, Cimino Giuseppe, preparate che sei rimpatriata. Mi ha dato un bacco. Così grossa, ci potevi vivere un mese, perfino la carta per andare al bagno, non ci mancava niente. E sono rimpatriato il giorno 20 di ottobre del 45. Ecco, sono rimpatriato e quando sono venuto in Italia, miseria, la miseria, c'è tanta miseria. Dalla miseria che c'è stata, allora fu obbligato ad andare in Belgio alla miniera. Sono andato in miniera 24 mesi. Dopodiché mi sono ammalato alla miniera. Ho fatto un po' di tempo, mi sono ripreso e sono andato alla Svizzera di 18 anni, alla Svizzera, a lavorare. Stava bene là. Dopo è finito, sono tornato, grazie di Dio. Mi sono fatto la casetta per conto mio, ho comprato qualche cosa. Avevo 3 nipoti, E l'ho messo a posto tutte e tre. Mia figlia mi vuole tanto bene, non mi fa mancare niente. Io la ringrazio a tutti quanti, i miei nipoti, mia figlia, tutti quanti. Mi vogliono bene perché sono stato bravo pure io con loro. Adesso, grazie a Dio, sono arrivata a questa età e sono contento perché il nipote mi vuol bene. Allora, ecco.